Buongiorno, questa è Frenhouse e voi siete a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno, sabato 26 febbraio 2022. Al termine di questa sesta settimana del tempo ordinario, concludiamo anche la lettura della lettera di Giacomo. Siamo nell'ultimo passaggio, ma particolarmente significativo. Ricorda un'unzione, una preghiera fatta con l'olio, anche per il malato, il Signore lo solleverà e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. Questa è la base biblica della nostra unzione degli infermi. Tra l'altro c'è una amministrazione diversa nella Chiesa ortodossa di questo sacramento e anche molto più diffusa, donata anche per sostenere i cantori, nel lodare il Signore, quindi mentre nella tradizione latina ha invece una specifica un pochino differente. C'è un'altra esortazione molto interessante, dice: confessate i peccati gli uni agli altri, pregate per essere guariti. Molto potente la preghiera fervorosa del giusto. E si conclude: se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce, costui sappia che chi riconduce un peccatore sulla via di errore lo salverà dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Non abbiamo neppure una conclusione epistolare, si conclude così il testo, però ci rivela, diciamo così, una sensibilità, un'attenzione, diciamo così, comunitaria finale particolarmente significativa. Abbiamo poi il Salmo 140-141 che appunto parla della preghiera. Dice: Signore, a te grido, accorri in mio aiuto, porgi l'orecchio alla mia voce quando ti invoco. Poni, Signore, una guardia alla mia bocca, sorveglia la porta delle mie labbra. Alle volte direi che è proprio necessario. Il testo poi del Vangelo è un testo che prosegue quello sul matrimonio, è particolarmente significativo. Diciamo che abbiamo un non intendimento con i discepoli, ma insomma ci fermiamo un attimo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo presentavano a Gesù dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù al vedere questo si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia, li benediceva, ponendo le mani su di loro. A Gesù viene posta non una domanda capziosa o tendenziosa come quella dei farisei sulla questione della legge e del ripudio della moglie, ma questa volta gli vengono presentati dei bambini perché li tocchi. Ma i discepoli lo rimproverarono. Un gesto materno, genitoriale, bellissimo, no? Il genitore vuole il meglio per il figlio e quindi se pensa che in quel caso lì Gesù sia un profeta, un santo, ecco, che doni quel tocco di bene, quella benedizione ai loro figli. Ecco, Gesù si indigna e ci si indigna di fronte a qualcosa che è sommamente ingiusto. E infatti le sue parole dice: lasciate che vengano a me, perché è come loro appartiene il regno di Dio. E quindi sono discepoli maldestri che anche qui dividono tra quelli che possono accedere a Gesù e quelli che non possono accedere, come se Gesù fosse un po' una loro proprietà. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino non entrerà in esso. E quindi il bambino diventa, per assurdo, colui che è accolto, diciamo, proprio per la sua condizione. Probabilmente il riferimento è a quella fiducia e a quella disponibilità che nel bambino si trovano e che Gesù ama particolarmente, e ponendoli tra le braccia li benediceva imponendogli le mani. Cosa possiamo dire? Beh, possiamo dire che probabilmente dobbiamo un pochino purificare i nostri occhi, pensare che Dio non opera come noi pensiamo
e che invece ama la semplicità, ama la totalità, ama la fiducia che un bambino può dare. Qualche volta possiamo rischiare anche noi di essere come discepoli un po' maldestri. Ecco, se il Signore ci correggerà, accettiamo quella correzione e facciamone tesoro, perché probabilmente ne avevamo semplicemente bisogno. Ho finito anche oggi, io vi ricordo che in uscita abbiamo il domenicale e che ci presenterà la prossima domenica del tempo ordinario alle ore 10. Vi ringrazio per tutti gli ascolti di questa settimana, i vostri commenti, i vostri like e per quanto ci riguarda io vi auguro buona domenica e vi do appuntamento a lunedì prossimo. Grazie!